Amicone belle, eccomi qua. Sono passati quasi un mesetto, da che sono stata ferma, mi sono presa una pausa di riflessione, no scherzo, e che tra amici, parenti, quest'estate, sai, tra un pranzo, una cena e un pranzo, il tempo è volato. Ma adesso eccomi qui a proporvi un'altra ricetta. Allora, volevo dire una cosa a Lorella che mi ha scritto su Messenger. Questo è per te, Lorella. E col nome di Lorella ringrazio tutti voi che mi avete scritto su Messenger, su YouTube. Quindi grazie, amicone belle. Oggi iniziamo con una bella giornata dolce dolce. Una bella pesca. Questa è una pesca noce. A me piace la pesca noce soprattutto perché quella con la buccia che c'è il pelo, un pochettino sono intollerante, no? Sono un po' allergica al pelo della pesca, come le mandorle, questa cosa qua. E quindi vado a fare una bella marmellata di pesche noce. Voi potete usare qualsiasi pesca, va bene lo stesso. Per questa ricetta ho bisogno delle pesche, ovviamente, dello zucchero, un limone. Io metto un pochino di zenzero, se vi piace lo mettete, se no non mettetelo, va bene? E un po' di cannella per dargli un po' di profumo. Allora, iniziamo su... abbiamo bisogno pure del tegame, della pendola, quello che a voi piace, quello che a voi mi fa comodo, va bene? E poi ovviamente ci sono bisogno i barattoli di vetro che ho già lavato e sterilizzato, nel senso che l'ho lavati, l'ho asciugati e poi l'ho messi nel microonde. E prima di andare ad imbarattolare, a mettere la marmellata dentro i barattoli, 3-4 minuti, accendo il microonde, sono belli caldi, 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 caldi. Va bene? Procediamo. Allora, prendete una bella pesca, tagliatela a metà, dategli un giro, 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 ecco qua, la pesca si è aperta. Prendete il torso. Io le pesche ancora non l'ho pesate. Non l'ho pesata perché togliendo il torso, togliendo un pochino il dendro che c'è qua dentro, li andrò a pesare alla fine, ok? Ecco qua, vi faccio vedere su per giù come faccio e poi ovviamente amicone belle, andrò a pulire le mie pesche e tagliarle, ci vediamo dopo. Ma guardate qua per il momento, dopo aver preso la pesca, tolto il nocciolo, io lo vado a tagliare così a fette, e visto che la devo far cuocere e poi la devo frullare, quindi la vado a tagliare a dadini, vedete? Dadini, dadini, pezzettini, vedete? Così grossolanamente a pezzettini. La faccio vedere dal primo piano, secondo piano, terzo piano, piano terra. Ecco qua, vedete? Bella succosa, bella succosa. E allora amicone bella, ci vediamo dopo, appena ho finito di tagliare le mie pesche e vado a mettere lo zucchero, la cannella, la zenzero, poi nel fuoco. A dopo. Non ho ancora finito amicone belle, però vi volevo dire questo, guardate qui. Sempre così, togliete il nocciolo, se non volete usare il coltellino usate o un cucchiaio o un cucchiaino, che vi viene anche comodo, guardate qui, così, ecco, vedete? Bello e che svuotata, volevo precisare questo, ci vediamo dopo. Eccomi qua, amicone, mi sono mancata? Dopo aver tagliato a cubetti le mie pesche noci, mi vado a tarare la bilancia. Vado qui e vado a vedere quanto pesano. Ok, la bilancia è a zero. Ecco qua. E voilà. Vediamo. E qui. 2,195 kg. E lasciamola, va, facciamo 290.
290, questo è in più. È in più, ma poppo. Allora, a questo punto, e vado a cominciare dentro la mia pentolina, padellina, cazzeruola, come volete voi. Qui ci vado a mettere lo zucchero, così, voilà. Vado a mettere un limone, spremiamoci dentro un limone, così. Questo aggeggino non fa cadere i noccioli dentro. Comodo. Se non ce l'avete non fa niente, non vi preoccupate, non succede niente. I noccioli sono qua dentro. Se non ce l'avete, prendete la manina e lo spremete dentro la mano. Così i noccioli rimangono nella mano. Tranquillo, non è la fine del mondo, ragazzi. E allora, siete rientrate dalle vacanze? È andato tutto bene? Bene, mi fa piacere, anche perché io sono stata un po' ferma con le mie ricette, anche perché ho pensato, le mie amicone belle sono al mare, sono in montagna, magari non hanno tempo di cucinare e non hanno tempo di vedermi, ecco anche perché ho fatto un pochettino di stop. Bene, a questo punto vado a mettere un pochino di cannella, a piacere, va bene? Che gli diamo un pochettino di profumo, un po' di profumina, vedete? A piacere un pochino di zenzero, se vi piace, un pochino. Non tanto, Tanto quanto basta per dargli quella piccola piccola piccantezza, Quel dolce piccante col dolce salato. Mi è arrivata a questo punto, mi pone bello, vogliamo andare di là in cucina, accendiamo il fuoco, fuochino, e la facciamo cuocere, Andiamo di là, dai, venite con me, venite. Siamo già qua, guardate qui. Eccomi qua, amicone belle, accendiamo il fornello, diamo una bella giratina, eccola qua, Diamo una bella giratina. Tutta quanta, così non trascuriamo niente. Ecco qua. E la lasciamo andare. Il tempo è si cuoce. Sarà una cosa veloce veloce. Io mi avvantaggio di una cosa. Ci vado a mettere il coperchio finché non mi fa un po' di condensa, mi fa un po', si inumidisce e poi toglierò il coperchio e la farò cuocere. Ci vediamo dopo, amicone belle. Diamo una piccola giratina, tiriamo, ecco che già lo zucchero, vedete, è sciolto e adesso lo facciamo cuocere. Mettiamo la fiamma media-bassa, ecco qua, mi devo abbassare, media-bassa, e voilà, media-bassa, non l'ho detto bene. Allora, da noi si dice ceccato, mettiamolo ceccato, cioè nel senso mettiamo bassettino il fuoco, ecco qua. È tutto bello sciolto, il profumino, ragazzi, mia bella amicone. Mi sono mangiata questa musichetta, eccola lì. Starei qui a ballare, a fischiettare, ma non voglio perdere tempo, non voglio farvi perdere del tempo. Intanto vi saluto, ci vediamo dopo, amicone mie belle. Intanto posizionate il cellulare qua, vi immaginate il cellulare dentro la marmellata? Andiamo a paperissimo. Ecco qua,
Guardate, vi faccio vedere il succo che si è formato, si sta formando il succo. Vedete qui? E gli do una bella giratina. Così. Vi faccio vedere tutto. Guardate che bel succo. Guardate che bel succo. Si vede, vedete? Sì. Lo faccio vedere ancora meglio. Così sì che il cellulare mi cade dentro. Guardate qua. Ecco, bello, eh? Guardate che bel brodino. Ecco qua. E lasciamo cuocere all'incirca un 25-30 minuti. Ok? Ci vediamo dopo. Guardate qui. Quando comincia a bollire, tolgo il coperchio e lo faccio cuocere senza coperchio. Intanto guardate quanto bel succo, guardate quanto bel sciroppo che si è formato, eh? E quindi amica una bella, eccola qui, una volta che bolle, una volta che bolle, lasciamola cuocere ancora per circa 10 minuti. Belle, ci siamo quasi. Allora vi faccio vedere, prendo una pesca e guardate un po', riesco a schiacciarla con la forchetta, vedete? Appena io riesco a schiacciare così che diventa una polpa, spengo per il momento e me la vado a frullare, ok? Ovviamente lascerò dei pezzettini, perché a me la marmellata piace con i pezzettini di frutta, ok? Quindi a piacere, voi la potete passare anche col passaverdure, se non avete questo. Quindi vado e me la vado a frullare. Ecco qua, vi faccio vedere da vicino come viene frullata. Eccolo lì, la mia marmellata si può dire che è quasi pronta. Adesso gli do così due minutini di cottura, due minutini, e qui devo girare sempre, quindi devo girare, a parte che non si attacca da questa pendola, però è sempre buono stare qua dietro, vedete i pezzettini? A me piacciono e quindi glielo lasciate. Se a voi non piace, frullatela pure come volete. Ecco qua. Quindi, amicone belle, ci vediamo quando li vado a mettere nel mio barattolini. Ecco qua, amicone belle, ci siamo. Guardate la pendola, appena si vede lo sfondo, vedete? Si vede la padella, vedete? Quando fate questo gesto qui, così, e vedete la padella? La marmellata è pronta! Vado a fare la prova del piattino! Guardate qua! Oh, oh, scusate! Guardate qua! La marmellata è pronta! Ecco qua, vedete? Oh, scusate! Ve lo rifaccio perché non vedevo dall'obiettivo. Ecco qua! Rimetto la marmellata. Guardate qua! La marmellata è pronta! Spengo! Veniamo e andiamo dai barattoli. Voilà! Eccoci qua! La marmellatina è pronta! Prendi i barattolini dal mio microonde, ancora caldi, amicone belle! Ancora caldi! Voilà! Wow, belli caldi caldi. Ok, per il momento vado a riempire questi miei barattolini ancora caldi.
e andiamo a prendere il nostro mestolo, e andiamo a riempire il nostro primo barattolo. Ecco qua. Eccola. Io vi consiglio, almeno io lo faccio, che uso i barattoli che durano quei tre, una settimana neanche, e poi la finisco. Una volta chiusa bene, la mettiamo al contrario e gli faccio fare il sottovuoto, va bene? Ovviamente la coprirò con una tovaglia, un tovagliolo, li copriamo bene. Adesso vi faccio vedere dal primo piano, questo era, anzi, piano terra, quello era il primo piano, adesso vi faccio vedere il piano terra. Venite con me. Ecco qua, un bel primo piano, amicone belle. Eccoci. Voilà, come si dice in Francia. Eccola lì. Mi raccomando, non troppo pieno. Chiudiamo ermeticamente. Ok, lo giriamo al contrario e lo finiamo di coprire. Ecco qua. Ci vediamo, cara amicone belle, quando ho finito di mettere nel barattolo. E ci vediamo ovviamente per l'assaggino. Amicone belle, l'ho messa nel mio cestino di vini, l'ho coperto con un bel tovagliolo e li lascio raffreddare finché non va in sottovuoto, ok? La potete consumare entro un anno, ma questo un anno non ci arriva perché farò delle crostate, la regalerò, farò la colazione alla mattina. Ecco qua, vi faccio vedere la mia confettura di pesche. Prendiamo una bella fetta biscottata e andiamo a metterla tutta bene bene. Ecco qua. Così. Questa per una bella e sana e buona colazione alla mattina. Che dire voi mamme o voi nonne se avete i bambini a casa? Potete prendere un bel panino, una bella amichetta, una rosetta, una mafalda. Andate a fare una bella merenda ai vostri bambini, ai vostri nipotini. Perché no? Anche una bella merenda sana per i vostri bambini sarà meravigliosa. Per non parlare delle crostate, delle torte. E voilà! Ovviamente non la vado a fare tutta perché sennò non arriva il pranzo. E allora, amicone belle, amicone mie, mi siete mancati? Mi sono mancata? Fatemi salutare a Tina, al mio cuore, a Lorella e a tutti voi che mi guardate, che mi seguite e che mi scrivete. E anche quelli che di passaggio, passando, vedendo questo video, l'hanno guardato, vi dico grazie, grazie di cuore. Se vi è piaciuto questo video, se vi è piaciuta la marmellata di pesche, condividete, lasciate un bel like, grazie e via amicone belle, è arrivato il momento dell'assaggio. Questo per i vostri figlioletti e per i vostri nipotini. Buona, 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 ve la consiglio. E questo è per tutti voi, cara amicone bella, per una bella e sana colazione, bella, buona, bella, bella. Amicone bella, eccomi qua. Come rimane la marmellata? Guarda, non scivola neanche, amicone. Alla prossima video ricette!